Siamo pronti? Oggi proprio avevo una voglia pazzesca. Di che cosa? Le costolette. Le costolettine da bacchio. Guardate qua che meraviglia. Mamma mia, guarda. Questa così, guardatemi, così. Ok? Questa è la costolettina, non è mia. È più piccola, da bacchio. Già sappiamo quello che cos'è, no? Quindi 28-40 giorni, solo latte, ha mangiato, mai si è inchinato a mangiare l'erba. E vabbè, ma che fai? Che cosa c'è di strano a fare queste cose? Lo faccio io. Bellissima sta musica. Allora, facciamo lo scottatito che abbiamo mangiato un sacco di volte, no? Poi, guardate qui, la salsetta, ci divertiamo salsetta. L'abbacchio che cosa vuole? Il rosmarino, l'aglio. Però dato che mi criticate sempre, continuamente, dell'aglio, ho fatto questa cosa. L'opera a metà. Tolgo, non c'è qua. Metto qui dentro acqua. Partendo da freddo, al massimo proprio, 9, che facciamo? Arriviamo a bollizione per 3 volte di seguito. Rimarrà il profumo, ma non la noia che dà normalmente l'aglio quando si mangia. Così faremo una salsetta. Nel frattempo, pepe, insaporisco. Già da adesso. Allora, un'altra regola, quando si fa la carne, tutto quello che si fa sulla brace, sulla griglia, dobbiamo essere intelligenti. Che succede? Non ci deve essere uno shock termico di freddo e caldo della griglia, perché sennò la carne che fa? Così si contorce, c'è una reazione strana, si indurisce. E noi invece che facciamo? La teniamo fuori prima dal frigo, un'oretta, mezz'oretta prima, e poi così si diventa a temperatura ambiente, così sarà anche più giusta la temperatura all'interno. Shock termico no, non serve. Ecco qui, massaggetto come sempre, perché noi la carne, per farla più buona, la massaggiamo. Chi è che ci rompe le scatole? Qualcuno che chiama. Riprendiamo le riprese, massaggio la carne, perché noi abbiamo detto vogliamo la crosticina bella, dorata, profumata. Ah. Vai, fuma, sentite? Oh, fantastico! L'acqua intanto con l'aglio bolle, guardate lì. Mamma mia! L'acqua sta bollendo per la prima volta, guardate. Tolgo. Poi la butto questa. Aggiungo altra acqua fredda. E riparto di nuovo 3 volte di seguito, partendo sempre da freddo fino a raggiungere il bollore. Poi vediamo, allora andiamo un po', abbassiamo, se no facciamo il danno. Ah. Allora qualcuno mi ha chiesto, ma non hai la cappa? Tutto là, ma tutto nel controsoffitto, ci abbiamo la cappa sopra. Allora, carne bianchissima, guardate. Ancora un altro pochino, dobbiamo segnarla ancora un altro pochino. Più colorita, più colorita, più colorita, più colorita. Più colorita. Allora, qui ho fatto un errore, che l'ho subito girata e ancora non è proprio colorita. Qui vediamo quest'altra, guardate. Qua ci stiamo quasi. Bella, bella cotta, eh. Bella cotta. Un altro pochetto, non giriamola mai. Vediamo un po'. Ah, vi ricordate quello che vi ho detto? La griglia che cosa serve? Serve per non fare stare a contatto la carne sul proprio liquido, perché sennò diventa lessa. Quindi così sollevata non sta mai a contatto col liquido. Nel frattempo l'acqua ribolle di nuovo. E solo due. Butto questa. Acqua. Sempre da fredda e l'aglio di nuovo. Che bello, che profumo, che profumo. L'aglio è pronto. Bicchiere. Aglio qua dentro. Olio di quello buono.
Vai. Nel frattempo che scende l'olio, così, così, prendo il peperoncino, guardate, fresco o secco. Non tutto. Ho qui la menta che ho congelato, metto qua dentro, quindi peperoncino, aglio candito, menta e olio buono, sale, così, guarda che meraviglia, limone appena così grattato, e adesso crulliamo. Pazzesca, eh? Pazzesca. Allora, queste sono pronte, a me piacciono così, 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 guardate qua che roba, così, bella, così, guardate qua, guardate che meraviglia, mamma mia, pensate dopo le cotte le lasciate un pochino così, adesso, lo sapete perché si chiamano scottadito? Perché appena calde calde tra le mani bruciano. Così, vabbè, a scarpetta. Questa salsa è la bellezza di questa ricetta, perché con l'aglio bollito così tre volte, d'acqua fredda, acqua calda, non si sente più il forte dell'aglio, soltanto un profumo. È buonissimo, provate ad usare l'aglio così, su quelle cose che avete paura di usarlo. Questo è il bello di questa ricetta. Ma anche a scottadito sono capace tutti a farlo. Questa salsa è veramente interessante.